a nostro cospetto, non so se volete concedere l'onore di colloquiare qualche minuto con loro. Una buona giornata. Cosa vi conduce in Firenze? La sua magnificenza. Un pochino, perché così vicino. La sua fama. Che noi siamo stati lontani così tanto. Sono essi forse amanti delle cose d'arte? Noi sappiamo che molti foresti fanno un gran viaggio a vedersi tutte le bellezze d'Europa e che questa nostra Firenze n'ha di bellezze a mostrarsi. Siete perciò voi in viaggio? Sì, siamo qui per ammirare e per godere di queste bellezze. In particolare, mia signora, credo che siano giunti proprio per ammirare lo splendore di questa fabbrica a cui voi tanto tenete, a cui tanto la vostra famiglia ha tenuto nel corso del tempo, e credo che saranno contenti di vedere le opere che si stanno facendo. Noi desidereremmo che questa fabbrica insigne non vada perduta. Voi intenderete che lei è assai rovinata. Ma, come disse il nostro antenato, qui ha da essere principio e fine. Fabbrica? Perché fabbrica? Perché gli è una cosa ancora aperta. Da fare. Fabbrica è tutto ciò che ha un intenso lavoro, un'intensa manodopera. Quando vi salvi a un palazzo, un'ecclesia, quando gli artisti sono ancora all'opera. Come si dice nelle vostre terre? Fabbrica. Ma lei è l'unica che fa bella fiorentina. Credo che tutte lo facciano, ma siano alquanto intimidite dal vostro cospetto. Credo che però, appunto, siano alquanto incuriosite e abbiano decisamente ammirato il potere cogliere i tracci così del vostro sentire, e credo che ne siano rimaste oltremodo colpite. Forse essendo tutte femmine poteranno capire i nostri cruci. Pensate a voi medesime che guardate con gioia a seguitare della vostra famiglia. Avrete figli, avrete nipoti. Lei come mai? La divina provvidenza ha strade misteriose. Sembra che sia ormai deciso che la nostra casa non sia più. Non vi sono eredi, non vi sono stati figli, né il gran principe, né il nostro fratello Gian Gastone, né noi, né il nostro caro zio. Così ha da essere. Non si possa contrastare le volontà dell'alto, ma si possa agire in terra per quel che si possa. E ognuno che abbia una goccia del nostro sangue amerebbe che trovasse vanto da appellarsi medici, anche se figlio di femmina. Si potrebbe fare una legge che uno possa scegliere la sua cognominanza. Mia signora, io credo che sia una proposta grandemente saggia e credo che vostro padre ne sarebbe oltremodo contento se riuscisse a portare a termine questo intento. Ma in vero i potenti d'Europa sono decisamente d'altro avviso, sembrerebbe. Si dicono idee e si ricambiano. Forse voi poco seguitate delle cose di politica, ma abbiate a sapere che sia discorso di Firenze, in Parigi, in Londra e in ogni grande città, perché ognuno guarda questa città come futuro possesso. E fingendo di aiutarci alla successione, mettono in campo tutti i loro diritti, perfino la regina di Spagna, che è nostra gnate, alla lontana. Voi intenderete quindi quanto dispiacere sarebbe al nostro cuore se tutti questi stranieri venissero qui a far da patroni. Voi amate le vostre cose perché le conoscete dal loro principio, ma pensate di arrivare per sorte a possedere tesoro che non sapete che sia. Forse il vostro ardire sarebbe di venderlo per farne d'altro, perché non è nel vostro cuore. Firenze ha avuto l'avvantaggio d'essere sempre stata con principi di casa,
È vero? Noi sentiamo il popolo, sappiamo cosa dicono, ma criticano senza pensare quanto è meglio un cattivo sovrano di casa che un buon sovrano straniero. Signora, che cosa intendete fare quindi per quanto è il vostro potere per salvare le sorti della nostra città? In verità è il nostro padre che deve agire. Noi possiamo pregare dei Venuccini di insistere. Egli pensava di convocare il Senato di Fiorenza per fare un editto, una legge, al di là delle volontà imperiali, al di là di tutte le altre corti d'Europa. Ma quel che possiamo fare noi, nella presente, di far buon censimento. L'ordine è cosa importante nel mondo. Il cosmo, nome assai caro alla nostra famiglia, significa il mondo in ordine. Solo da quest'ordine si può avere specchio delle bellezze supreme. E l'arte, gli artisti, sono la mano che fa l'ombra di Dio su questo mondo. E la nostra famiglia sempre ha sentito in petto il desiderio di essere mecenati da artisti, di fare che la loro ricchezza sia a servizio della gloria di questo Stato. Noi non vogliamo che queste ricchezze vadino perdute. È come se voi perdeste l'ornamento del vostro onore. È così. Andiamo facendo inventari, andiamo facendo ordini, gallerie, gabinetti, a ciò che i foresti, come siete voi, possano, riguardando la nostra città, venir godendo di tutta questa bellezza. Io avevo già sentito parlare della sua magnificenza e mi domandavo, ma sarà facile o avrà delle difficoltà, Sua Signoria, a redigere questo testamento? Possibile che il principe Guglielmo non opponga, i suoi parenti non oppongano resistenza a questo testamento? No, suo marito, il marito che... Sto parlando del vostro marito. No, come si chiamava? Purtroppo non è più in questo mondo. E i suoi parenti? Al nostro cuore. I parenti, i fratelli, non... Finite le nozze con la nostra vedovanza, voi intenderete che noi non abbiamo alcun legame con la corte di Dusseldorf. Abbiamo ripreso le nostre possessioni, con grande cura di non portar via nulla che non fosse assolutamente nostro. Di certificato. Mia signora, siete riusciti a portare via anche cose non tenevate caramente? Sì, doni che ci aveva mandato il nostro signor padre. In particolare, vi ho un quadro di una Madonna con figliolo che ci è assai carissimo. Apparteneva alla nostra augusta nonna, la gran principessa Vittoria. E fino da fanciullina avevamo l'abitudine di vederlo e di pregarci innanzi quando ci siamo maritate. Pochi mesi dopo nostro padre ce l'ha fatto giungere arricchito di una meravigliosa cornice. Mio signore, che dire delle vostre galanterie gioiellate che fanno parlare tutta l'Europa? Questo è il nostro ghiribizzo. Non so se voi amate le cose di porcellana e di gioie un poco ghiribizzose. I mastri fiamminghi sono assai bravi in questo. Gli abbiamo trasformato delle perle a guisa di nano a questo di struzzo, e così dicendo, aggiungendosi di pietre preziose, d'ori e via dicendo. E questi ori e smalti fanno oggetti che siano assai graziosi alla vista, che diano un qualche allegrezza, ma molto ci piacciono anche delle porcellane. In Olanda si trovino assai di cose che vengono dall'Oriente, non so se ne avete mai viste, ma fanno delle figurette assai graziose. Devono essere qualche divinità di quelle terre. Mia principessa, mi duole disturbarvi, ma credo che il vostro maestro di camera vi stia attendendo. E voi abbiate aver tempo di ammirare i grandi maestri che questa città ha visto dare i Natali.